appuntamento con le nostre pillole di Legal Corner, parola chiave lavoro. Si parla sempre di lavoro, sempre al centro dell'attenzione, soprattutto dopo il decreto lavoro 2023. Oggi parliamo proprio di questo e parliamo delle modifiche contenute nel decreto in tema di contratti a termine. Causali individuali o collettive, quali preferibili a tutela di aziende e lavoratori? Diamo subito la parola al nostro esperto, l'avvocato Luca Failla, managing partner dello studio legale Failla & Partners. Avvocato, a lei. Bentrovati, allora, grazie innanzitutto. Direi un tema centrale del decreto lavoro, il famoso decreto primo maggio, che poi è stato recentemente convertito, poi definitivamente convertito in legge il 3 luglio con la legge 85. E in particolare io oggi mi occuperò e vorrei concentrarmi sul tema delle causali, perché sappiamo tutti che il decreto lavoro ha abrogato il decreto dignità, e questa è una nota positiva per aziende e lavoratori, ha riportato, diciamo così, la possibilità di prevedere dei contratti a termine anche in misura superiore ai 12 mesi. Sappiamo che il termine massimo è 24 mesi e sappiamo che per stipulare, rinnovare o prorogare dei contratti a termine oltre, quindi successivamente al primo termine dei 12 mesi, la legge, il nuovo testo dell'articolo 19, modificato appunto dal decreto lavoro della legge 81 del 2015, ci dà la possibilità di prevedere delle causali. In realtà la nuova formulazione dell'articolo 19 dà questo doppio spazio di formulazione delle causali, o alla contrattazione collettiva o alla contrattazione individuale, cioè alle parti, cioè al datore di lavoro e il lavoratore, che possono prevedere liberamente le causali da inserire all'interno del contratto di lavoro. Allora, qui il tema è alle aziende: cosa è preferibile? È preferibile prevedere delle causali ad opera della contrattazione collettiva, quasi sempre aziendale, quindi con accordi aziendali, come ce ne sono stati fatti tantissimi in passato, oppure se è preferibile prevedere delle causali da inserire nel contratto individuale di lavoro tra l'azienda e i lavoratori? Quali sono, come dire, più tutelanti, più vantaggiose, o non c'è differenza fra l'una e l'altra ai fini di un potenziale contenzioso o ai fini della regolarità del rapporto di lavoro? E quindi oggi io mi concentro su questo perché sono tante le domande che sono arrivate dalle aziende, ma come mi devo comportare? Anche perché la contrattazione collettiva sulle causali del contratto a termine, diciamo così, è rimasta ferma da parecchio tempo. Da un lato perché precedentemente noi sapevamo che il contratto a termine poteva essere stipulato senza causali fino addirittura prima 36, poi 24 mesi. E dall'altro perché il decreto dignità in realtà aveva cancellato la possibilità per la contrattazione collettiva di fissare delle causali. Quindi, come dire, aveva tolto la cosiddetta delega alla contrattazione collettiva, e secondo me è stato, come dire, l'elemento estremamente negativo previsto dal decreto dignità, e quindi la contrattazione collettiva si trova oggi all'alba del 2023 a dover ripartire da capo, salvo alcuni contratti, alcuni settori limitatissimi che avevano durante il periodo pandemico usufruito della nuova delega che i decreti emergenziali avevano riaperto la contrattazione. Quindi oggi è cosa facciamo? Cosa facciamo? La norma in realtà prevede questa doppia possibilità, contrattazione collettiva o contrattazione individuale. Alcuni commentatori, anche su autorevoli riviste, hanno parlato di ritorno alla contrattazione collettiva, di delega alla contrattazione collettiva, di ritorno alla contrattazione collettiva. A me pare invece che leggendo la norma le cose stiano in modo un po' differente. Perché? E qui faccio un passo indietro, per chi ha vissuto come me la stagione della contrattazione collettiva, dove evidentemente sì, le parti sociali, le aziende da un lato e le organizzazioni sindacali dall'altro prevedevano ipotesi di ricorso al contratto a termine, e mi riferisco alla facoltà prevista originariamente dall'articolo 23 della legge 56 dell'87,
che molti hanno conosciuto, effettivamente quella contrattazione collettiva era una contrattazione collettiva che allargava il campo d'applicazione del contratto a termine. Mi spiego, la legge 230 del 1962 prevedeva ipotesi tipizzate di utilizzo del contratto a termine, ipotesi residuali, ipotesi limitate, ma la legge 56 dell'87 ha dato la possibilità alla contrattazione collettiva di allargare il campo di utilizzo del contratto a termine e quindi la contrattazione collettiva negoziava, diciamo così, il soffietto di utilizzo del contratto a termine, prevedendo ulteriori ipotesi rispetto a quelle tipizzate e specifiche previste dalla legge. Siamo ancora in un'ipotesi di questo tipo? Direi assolutamente di no. Direi assolutamente di no. Perché? Perché oggi la legge autorizza le parti individuali, quindi datore di lavoro da un lato e il lavoratore, a prevedere tutte le ipotesi di, come dire, ricorso a contratto a termine, perché la legge parla di esigenze di natura tecnica, organizzativa, produttiva, individuate dalle parti, sostanzialmente tutto ciò che possa consentire la stipulazione di un contratto a termine. Quindi oggi le aziende e i lavoratori hanno la possibilità di inserire nei contratti di lavoro individuale, praticamente il 360 gradi delle esigenze organizzative che giustificano il ricorso al contratto a termine. E allora la domanda sorge spontanea: quale dovrebbe essere l'utilità per un'azienda di sedersi a un tavolo delle trattative con le organizzazioni sindacali per prevedere delle altre ipotesi di contratto a termine, di utilizzo del contratto a termine, quando già la legge consente all'azienda e ai lavoratori di prevedere tutte le ipotesi che siano immaginabili all'interno dell'organizzazione produttiva. Quindi oggi siamo in una logica totalmente diversa da quella che aveva visto, come dire, il fiorire della contrattazione collettiva. Lo ribadisco, la contrattazione collettiva all'epoca serviva per allargare le ipotesi del ricorso a contratto a termine. Oggi la contrattazione collettiva non servirebbe in alcun modo ad allargare le ipotesi del ricorso a contratto a termine, perché già le aziende e i lavoratori possono individuare tutte le ipotesi e inserirle nei contratti di lavoro che possono giustificare il ricorso a contratto a termine. Quindi la contrattazione collettiva oggi, paradossalmente, non sarebbe una contrattazione collettiva che allarga l'utilizzo del contratto a termine, ma lo restringe. Quindi, per usare la metafora del soffietto, qui non avremmo un allargamento del soffietto, ma avremmo, come dire, una restrizione dell'ipotesi e quindi una restrizione del soffietto. Aggiungo quindi che inoltre la contrattazione collettiva prevederebbe 1, 2, 3, 4, 5 ipotesi di ricorso a contratto a termine. In quel caso, solo quelle sarebbero le ipotesi in cui quell'azienda e i lavoratori potrebbero prevedere ricorso a contratto a termine. Quindi voi capite che di fronte, come oggi, a un nuovo testo di legge che mette sullo stesso piano causali individuali e causali previste dalla contrattazione collettiva, non vi è dubbio che le causali previste dalla contrattazione individuale, quindi individuate liberamente, esigenze organizzative, tecniche, produttive previste dall'azienda e dal lavoratore, consentono già oggi, senza ricorso alla contrattazione, di prevedere il massimo utilizzo, previsto dalla legge, del contratto a termine. Aggiungo un'ultima chiosa, sotto il profilo della tutela, causali previste dalla contrattazione collettiva e causali previste dalla contrattazione individuale hanno lo stesso identico valore. Un giudice, in caso di contestazione, valuterà nello stesso modo queste causali e ciò che verificherà sarà la tenuta della prestazione lavorativa del lavoratore rispetto all'esigenza inserita nel contratto di lavoro, sia che sia prevista dalla contrattazione collettiva, sia che sia prevista dalle parti individuali. Grazie.